Raccontare i calciatori come i grandi eroi di Omero. Anche il calcio ha una sua epica. Ma se i campioni sono sempre stati rappresentati come dei del rettangolo verde, anche gli sconfitti possono essere protagonisti di storie altrettanto avvincenti. Questo è il tema del panel intitolato L'epica minore dello sport, Brocchi, Gregari, Perdenti, organizzato in collaborazione con l'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia. Sono spesso andato a pescare personaggi, storie, testimonianze negli anni 70, ma ancora prima. Cioè momenti nei quali c'erano personaggi, c'erano calciatori che avevano una forza tale, racchiudevano valori tali che sorgevano quasi a personaggi letterari. Con un po' di tenacia, un po' di ostinazione, insomma, magari si può ancora ricominciare. Se no, continuiamo a raccontare George Best, Puskas, Eric Cantona e insomma sarebbe il caso di, no? Di avere un minimo di ricambio. Ognuno di noi ha la sua enciclopedia di bidoni personali, divenuti con il tempo i propri miti. Da Egidio Calloni, attaccante del Milan degli anni 70, non proprio dotato, che Gianni Brera soprannominò lo sciagurato Egidio, a Sadi Gheddafi, mediocre trequartista del Perugia di Gaucci, ingaggiato non certo per il suo talento. Un campionario che però non si esaurisce qui, come spiega Angelo Carotenuto, giornalista sportivo della Repubblica. Poi ci sono altre due categorie che secondo me meritano l'attenzione, insomma, che anche personalmente mi piace raccontare. Una che possiamo ricondurre alla famosa affermazione di Andy Warhol, che ciascuno di noi ha 15 minuti di celebrità. L'esempio che più mi piace è quello del portiere della squadra francese, Reims, che alla prima giornata di campionato parò un calcio di rigore a Ibrahimovic. E poi quei calciatori che hanno avuto un grandissimo momento nel loro passato, ma del quale poi in fondo non si parla, non si sa neanche bene se davvero è successo, se è una leggenda, di cui si origlia, di cui si è... mi viene in mente l'esempio del portiere Ginulfi, ex portiere del Verona, della Roma, che quando giocava con la Roma in amichevole, una di quelle amichevoli che si giocano d'estate, para un calcio di rigore a Pelé.